Noi giovani sentiamo la paura perché chiaramente siamo il futuro e dobbiamo risolvere una problematica che, cioè, che abbiamo ereditato, e quindi ci preoccupa in realtà, cioè, la prima cosa a mio parere, ma stiamo vedendo anche adesso lavorando, è sicuramente l'impatto ambientale, quindi il riscaldamento globale e tutto ciò che comporta. La scarsità idrica abbiamo visto anche oggi che è una problematica che magari passa in secondo piano, perché sì, è legata, quindi è generata anche dall'inquinamento, però in realtà è un reparto a sé stante. Però sicuramente il riscaldamento è ciò che ci preoccupa di più, perché è sotto gli occhi di tutti e è quello che sentiamo di più e quello di cui abbiamo più paura, perché andando avanti col tempo i danni sono sempre maggiori e noi sentiamo sempre più l'urgenza di contrastarli. Insieme ai cambiamenti climatici poi ci sono gli spostamenti di popolazioni, certo, intere, anche questo è un problema legato al cambiamento del clima. Sì, è molto legato, appunto ci sono questi migranti ambientali, perché è diventato un problema, non ci sono più soltanto migranti di guerra, che adesso stiamo vivendo un periodo bruttissimo in questo senso, quindi guerre dappertutto, ma appunto abbiamo appena visto, stiamo parlando di geopolitica, quindi abbiamo appena visto che le guerre sono anche generate dall'acqua, dall'ambiente e da tutti gli interessi degli stati, che non possono essere interessi diciamo comuni, perché ogni stato ha il proprio interesse, e quindi anche sulla questione migranti non si riesce a trovare una soluzione, ma invece proprio in virtù del fatto, cioè probabilmente, noi ne abbiamo parlato in classe, probabilmente è questo che ci deve, cioè è l'ambiente per la pace, deve essere questa la chiave, perché soltanto per far fronte a tutte le problematiche legate all'ambiente, quindi i migranti, le guerre, soltanto in questo senso ci possiamo unire e fare qualcosa nel concreto, perché risolvendo la questione ambientale si possono risolvere anche tutte le altre.